da un controllo stradale si è aperto un fascicolo con denuncia per detenzione ai fini di spaccio nei confronti di un 23enne vicentino residente a Nove. Artefici dell'azione, che risale a sabato sera scorso a Bassano, sono i carabinieri del nucleo radiomobile, dopo aver imposto l'altolà ad un'utilitaria con a bordo due giovani della zona. Il guidatore, alquanto agitato alla vista dei militari, è stato trovato in possesso di una bustina con all'interno cocaina tenuta nella tasca posteriore dei pantaloni. Da qui l'ispezione della vettura e la perquisizione personale del 23enne. L'amico è risultato pulito, che ha portato a prendere in consegna una seconda bustina vuota, un involucro con un mattoncino di hashish di 2 grammi tenuto in un pacchetto di sigarette e infine 5 dosi tra gli indumenti indossati per un totale di 17 grammi. Disposta la perquisizione immediata al domicilio, dove è emersa altra quantità di stupefacente. Nello specifico, all'interno di un barattolo sono stati rinvenuti 2 pezzi di hashish, circa 80 grammi, e nel cassetto un bilancino di precisione, numerose piccole buste a chiusura ermetica di varie misure e un coltello a serramanico con la lama intrisa di sostanza di colore scuro. Insomma, quello che in gergo viene definito il kit del piccolo spacciatore.